Siamo nel periodo di San Valentino, Angelo Andrea Vegliante per la seconda puntata di Ventenni Chiacchieroni. Ciao ragazzi, venite qui, tutte e due. Allora, qua c'è Giulia. Ciao! Ritorna. Questa è Marta Leonardi, un'altra dello staff che si incazza per la SEO praticamente. Ciao, eccola, buongiorno. Buongiorno Valerio. Valerio, tu devi sapere che oggi abbiamo un regalo per te, visto che è nel periodo di San Valentino. Io te do questo, ti do questo cuore, così almeno c'ho una cosa in meno in casa. Va grazie, bene? Grazie. Dai. Mille. Oh, sta roba della macchina a me piace sempre. Quindi voi già vi conoscevate? No, ci siamo conosciuti 2 minuti fa in realtà e abbiamo fatto la gag del cuoricino. Valerio, il nome lo sappiamo, che fai nella vita? Allora, sono un professore di matematica e fisica al liceo. Mamma mia, questa è tosta oggi, raga. Noi abbiamo paura. Io martedì ho l'esame di statistica, non so le tabelline. E come sei entrato nel mondo di Ventenni che piangono? La prima approccio che ebbi con la pagina è stato forse 5 anni fa, mi ricordo una delle mie prime vignette che condivisi fu quella di Paperino che chiedeva la pecunia a Paperone con la mano a Coppetta, no? E gli fa: che vuoi, la pecunia. Senti, quali sono gli hashtag che ti piacciono di più della nostra pagina, visto che comunque noi nella community ce ne abbiamo tantissimi? Assolutamente, io seguo, il primo che io ricordo ovviamente è giovedì Pisellone. Si ricordano tutti il questo prima, poi venerdì Pape Droga, anche forse il secondo, ecco, insieme ma tu, a domenica il suo ultimo memorabile. Ma tu sei del clan di venerdì Pape Droga o venerdì Pape Droga? Ah, io leggo sempre Pape Droga. Ok, perfetto. Okay. Certo, forse a livello fonetico Pape Droga fa un po' più, no? Vabbè, ma tu sei un matematico, ma che te frega? Mi dicevi appunto che tu hai questa passione per il mondo dei paperi. Perché proprio dei paperi? Perché fin da piccolino leggevo sempre su Topolino solo le storie di Paperino e zio Paperone, saltavo quelle di Topolino. Questa perché... cosa è molto comune. Io ce lo facevo, ragazzi. Poi le recuperavo dopo. Però nel momento principe, cioè nel senso seduta sul trono reale, io leggevo prima i paperini. Ah, tra l'altro oggi sarebbe la festa dei singoli, il 15 febbraio, quindi... Ah, in effetti. Lo prendo volentieri il palloncino, porto stasera una festa a cui devo andare, quindi... Ecco, allora dallo alla prima ragazza che vuoi incontro, rimorchiare, esatto. Non seguire consigli del vento. Ammazza ora! Vegliante va preso con le molle, va preso con un pochino di... con grano salis, il Vegliante. Ma quale con grano salis? Dove è tutto abbondando, abbundantis? Abbondantis. Sì. Ok, allora... andiamo a vedere come Ventenni Paperoni apre ancora le porte di casa degli Art. Di nuovo dentro un ascensore, eppure anche il palloncino. Lo vogliamo chiamare con un nome? Ventenni Cuoricioni. Ormai dentro l'ascensore vengono sempre queste originalità proprio. Ma guarda, io sono un pozzo di originalità. Qual è il tuo personaggio preferito? Beh, Paperino, è sempre stato, ne abbiamo parlato anche prima in macchina, perché Paperino è il nostro antieroe, se vogliamo. È l'eroe di noi tutti, in cui tutti noi ci dovremmo ritrovare un pochettino, ecco. Ti ci rivedi? Beh, sì. Allora, uno sclero come lui, a livello proprio di striglie e quant'altro. Ma guarda, meno male, fa bene all'ulcera non sclerare. Esattamente. Però lui comunque ha sempre significato l'antieroe, che però per me va alla ribalta, va alla riscossa. Che magari è una cosa che è accaduta anche a te, dici, non è sì, giusto. Sì, assolutamente, sì, mi capitava spesso magari, no, sia quando magari giocavo a pallone da piccolino, mi escludevano perché fuori non ero bravo, oppure insomma, tante cose che succedono anche a Paperino, io mi ci ritrovavo, io dicevo, allora, prendo ergo Paperino al mio... nel mio altare della esatto, patria, ecco. Altare delle sensazioni positive. E si dice spesso che appunto fumetti dove ci sono protagonisti Paperino, Pippo, Topolino e via discorrendo sono fumetti per bambini, quando in realtà abbiamo visto che per esempio quella saga di Paperone e Paperoni non è così, ma anche come tanti altri lavori, insomma, anche proprio all'interno di giornaletti più commerciali abbiamo visto che il linguaggio comunque può cambiare e può diventare molto aulico. Assolutamente. E anche nei concetti, non solo appunto nella scrittura. Ma invece se prendiamo alcune collane come i super classici, storici, i Paper Colossal, questi qui, ecco, lì si affrontano argomenti molto più socialmente impegnati. Anche a livello, diciamo, pratico, sulla saga dei Paperoni, insomma, la scena in cui Piumino, Drake e Fergus camminano da fantasmi attraverso il muro, lasciando intravedere i loro corpi morti, diciamo, a livello proprio fisico, ecco, non è una cosa che si sarebbe mai vista sul settimanale di Topolino per dei bambini. Infatti la morte in questo mondo è stato affrontato poco. E noi abbiamo l'autrice di quell'articolo, di un articolo su Ventenni Paperoni che appunto ha parlato di morte, vero? Vero. Oh, il contributo di Marta Leonardi, signore e signori, vero. Però adesso abbiamo un altro problema, in realtà. Giulia,
Io ovunque ti porto mi fai veramente fare delle figuracce. È una cosa inaudita. Ma devo mangiarli per forza. No, allora, noi siamo a casa di Valerio che ci ha aperto le porte, no? E tu ti sei portato il cibo da fuori. Cioè, capito? Ma perché sono a dieta? Invece hai un personaggio in cui non ti rispecchi minimamente? Mi viene in mente da quando ero bambino che Gastone era tipo il cattivo per me, no? Anche se non è un vero cattivo, era sempre quello, diciamo, fortunato. I miei amici mi dicono spesso che sì, sono fortunato, però mi capita spesso magari col parcheggio, no? Vabbè, a Trastevere mi capita spesso di poter trovare il parcheggio. Mi ricordo una volta sono andato a mangiare a una pizzeria famosa, ho trovato parcheggio davanti alla pizzeria di sabato sera. Ecco, fu un evento che non volevo più togliere alla macchina, però. Gastone non ha solo questo, Gastone è anche la spocchia, Gastone è anche un pochino il simbolo negativo per Paperino, che lo vessa con Paperino, lo prende in giro, ecco. Da piccolino a me non piaceva assolutamente. Qual è la parola più strana di cui hai imparato il significato su Topolino? Bella questa. E la tua onomatopea preferita? C'è una storia che mi ricordo fondamentale, che però non è una parola. Una storia in cui Paperone leggeva un giornale rubato, sai, quelli dal parco che si legge, no? E legge probiquo. Sì, la storia verte su questa parola, probiquo, tutta la storia. Andavo sul vocabolario e non lo trovavo. Anche nella storia Paperone andava nel vocabolario e non lo trovava. E diceva che Paperone era andato in bancarotta per delle azioni poco probique. Allora, per me è stata davvero una storia piena di pathos, no? E alla fine la storia si chiude con Paperone che trova il giornalista che ha fatto la storia e dice: no, ma è un errore di stampa, perché la parola era proficuo. Una parola che io mi ricordo, che non vuol dire niente, però c'ho questo aneddoto legato al proficuo, che magari non sapevo cosa volessi dire, che era storpiato in probiquo. Per quanto riguarda invece le onomatopee, che mi viene in mente sberequec, no? Ah, di quella Faccini proprio. La ricordo perché quando ancora io non facevo parte dello staff, perché signore e signori, io sono uno degli ultimi che entrano nello staff, grazie a me, e poi mi offende pure per forza, bisogna sempre zero. Bisogna sempre sputare sul piatto che ti sta dando da mangiare. Non è stato immediato come proficuo e probiquo come ti ho detto prima, però se poi ci ho pensato un attimo, la prima che mi viene in mente sberequec, no? Allora andiamo con l'ultima domanda. Tu devi sapere che io finalmente metto alle corde un professore, mai successo in vita mia. Lo facciamo al contrario. E nel che senso? Ero con fisica. Ah, ok, cos'è il fattore di Lorentz? Di che parliamo? Cioè di fluidodinamica, di meccanica, di relatività, di... Relatività. C'ha ragione. Esatto. Ammazza Marta. Oh. Suggerisci? Io? No, io! Sei al primo banco! Che ci fai al primo banco? Il fatto di Lorentz riguarda la dilatazione spazio-temporale, no? E contrazione. Facciamo anche del servizio pubblico, comunque. Eccoci qua. Sta, parliamo dell'alter ego più famoso di Paperino, ce n'ha 27, però quello su cui noi oggi ci vogliamo soffermare è Paperinic. Io quando ero piccolino, io le saltavo le storie di Paperinic. Ma perché non le apprezzavo? Crescendo l'ho imparato ad apprezzare, ma quelle di Paperinic, cioè non ho mai letto, non mi sono mai piaciute quelle a sfondo ultra futuristico di pick-up. C'avevo un librone, penso una collana di un pick-up uscito per esempio con l'Espresso, queste cose qua, di tutte le storie ultra futuristiche di pick-up con questi cosi viola, questi paperi strani viola, no? Ecco, quelle non le ho mai letto. Evroriani, perché non avesse... scusa passioni viola. Ammetto la mia ignoranza. Pick-up mai letto, quello no. Però mi ricordo che avevo le carte, non so se ti ricordi da ragazzino, ci sono uscite delle carte da poker, da scala 40 di pick up, c'erano, cioè, sono uscite. Secondo me la redazione conferma? La redazione conferma. Ci giocavo a scala 40 con nonna, per esempio. Allora andiamo. E cosa consiglieresti agli altri per partecipare? È bello potersi confrontare, esprimere le vostre sensazioni al riguardo. Per me ha significato molto nella mia vita questo capitolo, no, a livello di Paperino, e parlarne con qualcuno, quindi assolutamente consigliato, anche perché comunque sono brave persone, non vi rapiscono. Dai, grazie. Ciao.